Stiamo un po' ripercorrendo la stessa storia delle ultime settimane. Giochiamo anche bene il primo tempo, come ha detto anche il mister. Poi, incassato il primo gol, non riusciamo proprio a reagire. Sì, no, secondo me oggi abbiamo fatto vedere comunque nel primo tempo quello che il mister ci ha chiesto in settimana, di giocare, di non aver paura, di aver personalità, secondo me si è visto. Poi il secondo tempo, purtroppo dopo il primo gol subito, c'è sempre questa cosa che purtroppo anche nelle ultime partite ci ha un po', diciamo, tolto qualcosa, prendiamo gol e poi stacchiamo la spina completamente. Purtroppo dobbiamo sicuramente uscire da questo periodo, dobbiamo farlo solo tutti insieme. Ci spiace che comunque perdere 3-0 così in casa davanti ai nostri tifosi non è mai bello, però dobbiamo sicuramente a senso maggiore fare qualcosa e ribaltare comunque la situazione. L'immagine un po' del periodo è andiamo vicini al gol con Rosa, gol non gol, poi quello è difficile da stabilirlo, ripartenza del Forlì e subiamo il gol. Sì, no, quello purtroppo capitano queste cose, che fosse gol, che non fosse gol, non l'abbiamo fatto. Poi purtroppo queste squadre concedergli basta poco, concedergli poi qualcosa e poi ti fa male, come è successo oggi. A senso maggiore, vabbè, non è un mistero, non ci sarai perché hai rimediato la munizione. È importante però anche da giocatori come te che sanno già che non giocheranno domenica durante la settimana dare il massimo, mantenere il gruppo unito. Sì, no, certo, purtroppo sarò diffidato, no, squalificato e sicuramente cercherò in settimana di aiutare tutti, di fargli capire comunque domenica sarà una partita fondamentalissima, cioè dobbiamo proprio vincere e basta. Cercherò di dare il mio supporto, dare una mano anche domenica e non ci sarò.